Il premio è fatto su un bando, quindi le imprese rispondono a questo bando e sono imprese che operano in Toscana. La novità di quest'anno è stata l'aggiunta della linea del terzo settore, cioè associazioni e imprese onlus che lavorano per il benessere sociale, e in questo premio in particolare abbiamo voluto valorizzare quelle imprese del terzo settore che hanno anche progetti innovativi, quindi di innovazione sociale. Se ci può dare un'anteprima, quali sono questi progetti di innovazione sociale? Allora, naturalmente non posso anticipare niente sui vincitori, però in questi progetti di innovazione sociale abbiamo ricevuto tante domande, una trentina di domande da associazioni che spaziano dai progetti di assistenza e promozione nell'ambito delle malattie anche rare, sia per bambini che per adulti, nell'ambito dell'assistenza per diversamente abili e per altri tipi di persone, e anche per, non so, per detenuti e così via. E appunto l'elemento importante è che ci sono progetti che diciamo, investono questo tipo di realtà con prodotti e servizi anche innovativi, però io ora non vorrei richiamarne perché sennò potrebbe sembrare un'anticipazione. Invece per le 6 aziende che hanno vinto il premio sulla tecnologia? Allora, le altre linee sono quelle che erano già presenti nella prima edizione del premio Impresa più Innovazione più Lavoro, che ricordo prosegue la tradizione del premio Vespucci, e le linee sono quelle delle piccole e medie imprese, delle start-up innovative e della grande impresa. E posso anticipare che la commissione ha concluso i lavori chiedendo al Consiglio regionale di assegnare 2 premi per le start-up innovative e poi uno per le piccole e medie imprese e uno per le grandi imprese. E abbiamo avuto domande molto valide anche quest'anno, progetti molto interessanti, e anche se io non ho fatto parte della commissione perché il mio ruolo è quello di supporto organizzativo ai lavori della commissione del Consiglio regionale sul premio, posso dire che la commissione è stata molto soddisfatta e che i premi sono stati assegnati a progetti, come vedremo stamani, molto interessanti e molto belli.